Martino, il forte tifo per la nostra squadra gialla, e dove vi accogliamo nuovamente dalla nostra piazza principale come meglio preferiamo, con una meravigliosa e ricca tavolata invandita di tanti prodotti e piatti tipici calabresi preparati per noi dalle cuoche di Soverato, capitanate dalla signora Romina Cilurzo. Buongiorno. Allora, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Andiamo a scoprire che cosa c'è di buono. Allora, abbiamo cominciato col presentarvi il nostro piatto forte, che sono i salumi, l'anduia, il guanciale detto buchiularo, la salsiccia, poi passiamo ai formaggi, il caciocavallo e il formaggio col peperoncino. In secondo luogo abbiamo preparato le conserve sempre famose calabresi, i pomodori sott'olio, le zucchine sott'olio, le melanzane sott'olio e le olive, presentandole in due varianti, le olive schiacciate e le olive nere. Qui in piazza si continua ancora a cucinare, che cosa stanno preparando di buono le nostre signore? Allora, la nostra cuoca, la signora Cecilia Pittelli, sta preparando la pasta fatta in casa, le scilatelle, sempre pasta tipica calabrese. Le scilatelle sono composte, si crea un composto di farina, acqua e sale, e la signora poi si crea sempre questo composto omogeneo. La signora poi fila in un secondo momento, secondo la vecchia tradizione, col ferretto, creando poi questo tipo di pasta che viene appunto inferrettata, diciamo. E poi c'è l'altra signora che invece ha le prese con la frittura. Cosa sta preparando? La signora sta preparando le zeppole di castagna. Zeppole di castagna composte da farina di castagna, farina 00, lievito e sale. Si amalgamano e si crea poi una ciambellina con le mani, facendo un buco con le mani, si butta nell'olio bollente e si frigge e finisce con la zeppola di castagna. Le conosco bene, che bontà! E noi ringraziamo le nostre cuoche per averci preparato tutte queste prelibatezze. Da Soverato il tifo continua, noi vi aspettiamo dopo per giocare insieme in piazza. Ancora in bocca al lupo, a dopo, ciao!